Capisco tutto, ma non riesco a parlare. Non riesco a parlare. Conosci questa sensazione fastidiosa? Quella che si manifesta quando capisci l'argomento o capisci una buona parte di un testo, video o conversazione, ma se provi a parlare escono fuori suoni sconnessi e balbetti. Questo succede perché la tua conoscenza è passiva. La soluzione è renderla attiva. Ma come? Dicono che ci vuole molto tempo per rendere attiva la conoscenza passiva, soprattutto quando si parla di apprendere una lingua. In questo post ti farò vedere una tecnica per rendere subito attiva la conoscenza passiva della lingua. Ti mostrerò nella pratica e potrai provare se funziona veramente o no. Prima soffermiamoci un attimo sul problema principale del capisco ma non parlo. Perché rimane passiva la nostra conoscenza? Quando ascoltiamo un podcast in una lingua straniera, riceviamo tantissime informazioni. Quelle informazioni sono i nostri input che inseriamo nel nostro computer, nel nostro cervello. Per qualche strano motivo, l'input rimane lì e non riusciamo a trasformarlo in output. E il nostro cervello è un slot machine. Butti tantissimi soldi, ma alla fine non riesce a tirarne fuori niente se non per ci siamo capiti. Ma noi non vogliamo lasciare il nostro apprendimento alla fortuna, giusto? La domanda quindi è: come trasformare il nostro input in output? Come creare una connessione tra input e output? Voglio fare un esperimento con te. Voglio farti sperimentare un metodo che ti permetterà di usare e attivare subito le informazioni di una lingua straniera, così da poterle usare da subito. Sto studiando greco moderno e sono arrivata al punto di poter capire i testi e i video. Non tutto, non capisco tutto. Capisco i testi semplici e credo che la mia conoscenza passiva sia a livello A2, però quando si tratta di parlare, nulla. Non mi vengono le parole, ma parole che so di conoscerle. Mi dà fastidio non parlare a livello A2, anche se la mia comprensione è a livello A2. Prima di tutto, so che si tratta di un problema comune e che non sono l'unica che soffre di questo fenomeno. So anche che prima solitamente si sviluppa la capacità di comprensione attraverso l'ascolto e altri esercizi, ma come dicevo, voglio sperimentare qualcosa. Voglio provare a portare la conoscenza passiva ad essere attiva. Se è vero quello che ipotizzo, cioè le informazioni recepite possono essere usate per parlare, allora questo esperimento sarebbe un passo verso un apprendimento accelerato. Vediamo, forse fallisco, ma forse no. Allora, prendo un video con la trascrizione, lo ascolto. Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Αν είσαι καινούριος εδώ, εγώ είμαι η Γιούλη και κάθε Πέμπτη και Κυριακή ανεβάζω βίντεο. Δεν καπίσκω πόκο. Ακόμη βίντεο στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Αν είσαι καινούριος εδώ. Lo leggo, apro il transcript in greco. Prendo il testo, lo copio in un documento. Ora capisco tutto. Noto le parole sconosciute. E ascoltami bene ora. Quello che faccio è super semplice ma super efficace. Prendo il testo di nuovo dall'inizio. Inizio a ripetere quello che sento e leggo. La ripeto letteralmente. Allora, vediamo cosa dici. Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Ok, allora, yasas che kalosirtate se mia akomi video milao argelinika. Sto opio, non opio, certo, sto opio milao argelinika. Ok, quindi già c'è un argomento, c'è un tema che devo notare. E quindi vado ad evidenziare nel mio documento la parte che mi interessa. Cioè, Jansas, che calo sir, detta sera come video, sto oppio, mi lao arrivica. Sto oppio. Εγώ είμαι η Γιούλη και κάθε Πέμπτη και Κυριακή ανεβάζω βίντεο τα οποία έχουν σχέση με την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. Ok, allora, sentiamo.
Εγώ είμαι Γιούλη, ανεβάζω βίντεο κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Τα οποία έχουν σχέση με την ελληνική γλώσσα. Με την ελληνική γλώσσα. Ok. Quindi dice che Anessica Nurias edo, ego e me Iuli, che cate pende e chiedi che a ne vaso video topia, e un schesi mettin ilini che glossa che cultura. Ok, quello che mi interessa qua, e in realtà mi piace molto questa struttura di e un schesi mettin ilini che glossa, e quindi vado ad evidenziare anche nel mio documento, e un schesi mettin ilini che glossa. Tra l'altro qua posso notare che il me, cioè con, sempre regge accusativo, tin. In realtà lo sapevo già, però quando vado a ripetere un testo, allora i collegamenti diventano sempre più forti e forti. Ehun schesi me tin elinichi glossa. Όλα μου τα βίντεο έχουν υπότιτλους στα ελληνικά και στα αγγλικά για να καταλαβαίνετε καλύτερα αυτά που λέω σήμερα. Ok, stop. Allora, hola muta video un hipotitlus, Iana catalavenete calitera, poleo, afta poleo. Vediamo. Afta poleo, ok, quindi hola muta video è un ipotitlo stellinica che sta indica, ok, è una catala venete calitera afta poleo. In realtà quello che mi interessa è proprio afta poleo, perché non ero sicura che si diceva così. Allora, afta poleo. Allora, con una semplice ripetizione possiamo notare strutture nuove, grammatica nuova, parole nuove, oppure riscoprire grammatiche che magari abbiamo dimenticato o magari non siamo molto sicuri. Così creare sempre collegamenti più forti e forti e alla fine rendere attiva la conoscenza passiva. Hai mai notato come imparano i bambini? Prima ascoltano, poi capiscono e alla fine ripetono. Solo che loro fanno con parole e grammatiche semplici. Noi invece possiamo decidere se vogliamo imparare a parlare di argomenti più complicati, accelerando così il processo dell'apprendimento. Cosa succede nella nostra mente quando ripetiamo una frase? Osserviamo. Luca Lampariello, famoso poliglotta italiano, usa un suo metodo che chiama traduzione bidirezionale, cioè prende un testo e lo traduce in italiano e poi lo traduce nella lingua di destinazione. Elisa Polese, un'altra famosa poliglotta italiana, ha fondato il suo metodo di apprendimento contemporaneo di lingue multiple, dove paragona diverse lingue allo stesso momento. Steve Kaufman, poliglotta conosciuto in tutto il mondo, applica un metodo simile al mio, cioè prende un testo, lo studia, nota le parole e la struttura. Cosa fanno questi poliglotti? Osservano come fa Sherlock Holmes. La genialità di Sherlock Holmes sta nella sua capacità di osservare l'oggetto del suo studio. Quando osservi un testo in lingua straniera, ti concentri automaticamente su dettagli, quindi parole, grammatica, struttura, che normalmente avresti perso. Quando osservi, vedi collegamenti tra elementi che normalmente con un semplice ascolto o una semplice lettura ti sarebbero sfuggiti. In questo modo crei tanti collegamenti tra neuroni. In più, quando ripeti nella lingua di destinazione, rendi attiva la tua conoscenza, cioè la tua slot machine diventa un vero smart computer. C'è ancora di più. Il nostro computer è così intelligente che riesce a combinare gli elementi inseriti. Così funziona l'apprendimento della lingua madre. Impari elementi attraverso la ripetizione per poterli combinare e riprodurre innumerevoli output.
dallo stesso input, perché non applicarlo per la seconda lingua? Prendi un testo, video, podcast di un argomento che ti piace, osserva bene il testo, ripetilo. Appena prendi confidenza con il testo, personalizzalo, cioè racconta il tuo punto di vista, opinione, magari esperienza sull'argomento, sempre usando le parole nuove e le strutture apprese. Non uso solo questo metodo per imparare una lingua, ma quando voglio aumentare la mia capacità di parlare, trovo questo metodo molto efficiente. Secondo me è un'ottima tecnica. Mi piacerebbe sapere la tua opinione dopo averlo provato, così potremmo confrontare più esperienze e magari fare esperimenti assieme. E se hai altre tecniche che secondo te sono efficaci, condividile, discutiamone. Io sono sempre alla ricerca delle tecniche migliori dell'apprendimento linguistico. Alla prossima!